Femminicidio ad Avola. Loredana Lopiano è stata uccisa questa mattina davanti alla porta di casa in pieno centro. La 47enne ha aperto la porta intorno alle 7.30 al suo assassino ed è stata accoltellata più volte. La polizia sta seguendo in particolare una pista. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna e assolto da tutti i reati l'ex sindaco di Scicli, Giovanni 25, condannato per la vicenda del cani killer di Contrada Pisciotto, che fra gli altri sbranarono e uccisero il bambino Modicano. Grossi disagi per i genitori di una trentina di alunni diversamente abili di Rosolini per il mancato avvio del servizio Asacom. Mancano i fondi per pagare gli operatori. Oggi il sindaco li ha ricevuti e ha assunto l'impegno di attivarsi al più presto. Suor Carolina Iavazzo ha ricordato ieri sera Don Puglisi nel 25esimo anniversario della sua morte. Suor Carolina, collaboratrice a Brancaccio di padre Puglisi, ha portato l'impegno educativo e la sua missione nel quartiere di Palermo. Buon pomeriggio e bentrovati al nostro consueto appuntamento con l'informazione di MTG. In apertura la cronaca, lo avete sentito dai titoli, una donna di 47 anni, Loredana Lopiano, è stata uccisa stamane ad Avola nel Siracusano davanti alla porta di casa in via Savonarola in pieno centro. La donna intorno alle 7.30 ha aperto la porta al suo assassino che l'ha accoltellata ripetute volte. Ad avvertire la polizia è stata la figlia, ma i soccorsi sono stati inutili. La polizia di Avola non esclude alcuna ipotesi, ma sta seguendo una pista favorita. I dettagli. Alle 7.30 bussano alla porta di casa, lei apre e viene accoltellata senza scampo, uccisa, recisa probabilmente la giugulare. La figlia sente le urla, ma trova la madre in una pozza di sangue, già cadavere. Il killer si allontana a piedi. La tragedia si è consumata ad Avola in un'abitazione di via Savonarola, in pieno centro. L'assassino ha ucciso un infermiere di 47 anni, Loredana Lopiano, sposata da 22 anni con un impiegato dal quale ha avuto due figlie. Il triste fatto di nera ha coinvolto una famiglia serena e unita e il movente al vaglio degli inquirenti che stanno seguendo una pista, in particolar modo, come ha riferito il vicequestore aggiunto, il dirigente del commissariato di polizia di Avola, Fabio Aurilio. Mai una denuncia per minaccia o violenza era stata presentata dalla donna uccisa, ma la polizia sta seguendo l'ipotesi di una vendetta che non riguarda la vittima, o perlomeno in maniera diretta. L'assassino ha le ore contate. Sul posto del delitto sono stati effettuati tutti i rilievi della scientifica e il PM della procura di Siracusa ha già nominato il medico legale Cro per eseguire l'autopsia. La famiglia e i parenti della vittima sono in commissariato per rilasciare dichiarazioni che potrebbero essere utili alle indagini. Tentato omicidio a Palagonia, un 82enne ha tentato di uccidere la propria badante. L'anziano uomo si era perdutamente innamorato della donna e, non accettando il suo rifiuto, la notte scorsa si è presentato a casa della signora e l'ha minacciata con una pistola. Un non pensionato di 82 anni di Palagonia ha cercato di uccidere la propria badante. La vittima, una quarantenne, da alcuni mesi era al servizio dell'uomo che se n'era perdutamente innamorato. Proprio questo sentimento morboso lo aveva indotto a imporre alla vittima pesanti avanze a sfondo sessuale che l'avevano costretta alcuni giorni fa a lasciare l'impiego. Sentitosi abbandonato, l'uomo ha iniziato ad appostarsi sotto casa della donna per poi affrontarla e chiederle di ritornare poiché lui non poteva più fare a meno di lei. Vedovo da circa 2 anni, all'annetto diniego espresso anche dalla coniuge della donna, che più volte aveva cercato con modi garbati di convincere l'anziano a farsene una ragione, l'uomo la scorsa notte si è armato di pistola e di coltello e si è presentato a casa della coppia pretendendo di entrare e dirimere una volta per tutte la questione. Non curante però del fatto che la donna avesse in braccio la figlioletta di appena 2 anni. L'uomo ha estratto dalla tasca la pistola puntandola contro l'amata e recitando testualmente «Devi tornare a lavorare per me, se no ti ammazzo». Ne è scaturita una violenta colluttazione con il marito della vittima, terminata con l'intervento e l'equipaggio di una gazzella del nucleo radiomobile che è riuscita a disarmare l'uomo e ad ammanettarlo. I militari, oltre alla pistola, una Beretta 7.65 con la matricola a brasa con il colpo in canna e altri 6 colpi nel caricatore, hanno rinvenuto addosso all'uomo anche un coltello a serramanico. La successiva perquisizione domiciliare effettuata dai carabinieri in casa dell'uomo ha consentito di rinvenire ulteriori 140 munizioni dello stesso calibro detenute illegalmente.
La Cassazione ha annullato la sentenza per tutti gli imputati del caso dei cani killer che hanno sbranato il piccolo Giuseppe Brafa nel marzo 2009. Sono stati assolti l'ex sindaco di Scicli, Giovanni 25, e i tre veterinari dell'ASP di Ragusa, Antonino Avola, Roberto Turlà e Saverio Agosta, che erano stati condannati in appello a 5 anni e 1 mese di reclusione, dopo che nel giudizio di primo grado invece erano stati assolti. L'ex primo cittadino era stato condannato in appello a 5 anni e 9 mesi di reclusione per la morte del ragazzino di 10 anni sbranato in contrada Pisciotto da cani tenuti in custodia da Virgilio Giglio. L'avvocato di Giovanni 25, Giovanni Riccotti La Rocca, che lo ha difeso unitamente al professor Giovanni Grasso di Catania, attende nelle prossime ore il dispositivo della sentenza di terzo grado. E oltre 103 kg di marijuana sono stati sequestrati dalla squadra mobile di Catania. La droga era occultata all'interno di 8 borsoni suddivisa in 98 involucri. A finire in carcere 2 uomini all'alba di ieri, dopo accurati accertamenti, il personale antidroga ha eseguito una perquisizione all'interno di un'abitazione nel quartiere Nesima. Oltre alla droga, sequestrati anche 2 bilancini di precisione e alcuni fogli manoscritti riportanti nome e cifre inerenti all'attività illecita. La droga, se immessa nel mercato, avrebbe fruttato circa 1 milione di euro. 2 arresti, diverse denunce, decine di persone controllate. Questo il bilancio degli ultimi giorni di controlli sul territorio dei carabinieri della compagnia di Vittoria. Una coppia di conviventi di 48 e 25 anni è stata arrestata a Comiso per furto di energia elettrica, cagionando un danno erariale stimato di 2.600 euro. Entrambi sono stati ristretti ai domiciliari, sono stati deferiti un 30enne romeno per evasione, un 34enne e un 31enne di Vittoria, entrambi sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, poiché sorpresi insieme mentre consumavano bevande. Un tunisino di 35 anni pregiudicato, in atto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, perché non è stato trovato in casa negli orari previsti. Un 18enne di Vittoria per porto abusivo di armi, oggetti atti ad offendere. Segnalati 3 soggetti per uso personale di droga e i controlli proseguiranno in tutto il territorio. E adesso ci spostiamo a Rosolini perché, nonostante le scuole siano già iniziate da oltre 2 settimane, il servizio ASACOM destinato agli alunni con disabilità non è partito, con come conseguenza grossi disagi per i genitori. Mancano i fondi, alcuni operatori non percepiscono la retribuzione da oltre 2 anni. Noi siamo andati sul posto e li abbiamo incontrati dopo che erano stati ricevuti dal sindaco. È inconcepibile ed è una mortificazione per la famiglia, ma soprattutto per loro, gli alunni di materna, elementari e medie, non avere un servizio ASACOM ancora 2 settimane dall'inizio della scuola. E questa è la segnalazione che arriva da Rosolini, dove mamme e operatori stanno vivendo grossi disagi per il mancato avvio di questo servizio che garantisce un'assistenza specialistica in ambito scolastico a 30 o forse più di studenti con disabilità fisica, psichica e sensoriale, la cui gravità determina la necessità di assistenza per un regolare apprendimento scolastico. Come ci hanno raccontato, era stato chiesto alle cooperative di fare uno sforzo e fornire comunque il servizio anche se non ci sono i fondi per le retribuzioni. Non si può accettare che le associazioni non vengano pagate da novembre 2016. Abbiamo fatture, abbiamo tutto registrato. Era stato detto semplicemente che il servizio sarebbe partito e basta. E ci ha chiesto anche il volontariato. Un volontariato su un servizio obbligatorio, un servizio essenziale che il Comune è obbligato ad espletare. Quando si parla di disabili ci sono dei diritti ben precisi, è una legge che tutela i loro diritti. Perché non vengono rispettati? Il sindaco Giuseppe Incatasciato ha ricevuto un gruppo di genitori questa mattina e ha dichiarato come l'amministrazione farà tutto il possibile affinché si garantisca almeno 1 mese di servizio e poi per trovare i fondi per continuare. È chiaro che insediati il 12 giugno abbiamo trovato, fra le altre problematiche anche questa, la grave morosità che ci divide dal saldo a queste associazioni, che è di circa 200.000 euro, e un capitolo di bilancio che annovera fra le risorse 24.000 euro circa, che potrebbero essere utili e saranno utili alla copertura del servizio nel periodo che ci divide dalle festività natalizie. Per il 2019 programmeremo. Compatibilmente con le risorse dell'ente
ci siamo già impegnati, ci siamo investiti nella vicenda anche andando a, diciamo così, sbirciare in regione quelle che sono appunto le risorse. Risposta gradita solo in parte da genitori e cooperative che sperano che dalle parole si passi ai fatti. Promesse, promesse, ma alla fine giustamente non ci sono fatti concreti e perciò non ci fermiamo a qui. Ogni anno sempre la stessa situazione. Questo servizio viene ogni anno a mancare, nessuno ci garantisce che il servizio parte il primo giorno di scuola, cosa che per legge dovrebbe essere fatta, ce lo protraggono per fine novembre, adesso stamattina ci ha detto che ci può garantire questo servizio soltanto per un mese, a gennaio non si sa, ci dobbiamo muovere assolutamente. Tutelare i posti di lavoro, lo chiede il sindaco di Catania Salvo Pogliese intervenendo sulla vicenda che riguarda la confisca dei beni all'editore Mario Ciancio Sanfilippo. Il primo cittadino chiede la massima collaborazione da parte di chi amministra le aziende per garantire la professionalità dei giornalisti e la libera informazione. È necessario che le numerose attività imprenditoriali confiscate vengano garantite nella loro prosecuzione di libero mercato per non aggravare il già fragile tessuto imprenditoriale locale, segnato difficoltà economiche e tagli occupazionali. A dirlo il sindaco di Catania Salvo Pogliese, commentando le misure di prevenzione al patrimonio e l'editore Mario Ciancio Sanfilippo. Il primo cittadino, sottolineando che quanto accaduto rappresenta un non segnale che deve scuotere istituzioni e cittadini e che tuttavia destano un pochi timori, aggiunge inoltre: fermo restando il diritto di Ciancio e dei suoi familiari a potersi difendere in ogni sede di giudizio per dimostrare l'estraneità alle contestazioni, è necessario tutelare i dipendenti. Se questo vale per ogni settore delle aziende assoggettate ad amministrazione giudiziaria, la preoccupazione si accresce per le attività editoriali che vanno garantite, anche per la loro funzione sociale e informativa. Valore indispensabile di confronto e dialogo per una comunità che deve poter contare su una stampa libera e autonoma. Un diritto che va tutelato in ogni modo con la prosecuzione con non piani editoriali che salvaguardino la professionalità dei giornalisti, in verità mai messa in discussione, ma anche la garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali. Il giornale e le altre aziende editoriali del gruppo Ciancio devono continuare a rimanere patrimonio anzitutto di quanti vi lavorano con passione e competenza, come dimostra la disponibilità dell'autorevole giornalista Antonello Piranio ad assumere la direzione del giornale La Sicilia. L'assemblea dei soci della Soaco ha condiviso e dato il nulla osta al piano industriale 2018-2021 dell'aeroporto di Comiso, già approvato dal consiglio di amministrazione lo scorso 20 settembre, apprezzando il lavoro degli amministratori. I lavori dell'assemblea sono stati aggiornati al prossimo 5 ottobre con l'obiettivo di esitare il piano di risanamento in fase di ultimazione. Clima cordiale e di positiva collaborazione fra i soci, il Collegio dei Liquidatori Intersac e il Comune di Comiso che hanno ribadito l'impegno a superare le criticità e a individuare soluzioni che permettano il lancio dell'importante infrastruttura aeroportuale ritenuta appunto di fondamentale importanza per lo sviluppo e la crescita anche del sud-est siciliano. Stavolta appunto restiamo a parlare di turismo perché nel settore in Sicilia, dove arriveranno 16,3 milioni di euro provenienti dai fondi comunitari destinati a 62 comuni costieri, a darne notizia è il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, previste una serie di azioni che vanno da interventi materiali a infrastrutture immateriali, dalla riqualificazione del porto a innovazione tecnologica. Noi riteniamo che questo intervento, dice Musumeci, possa essere un segnale concreto di incoraggiamento, e conclude. E adesso parliamo invece di rifiuti, perché risparmio di tempi e di costi ad esclusivo beneficio dei cittadini, ottimizzare il servizio di smaltimento dei rifiuti che attualmente risulta un po' complicato. È questo l'obiettivo che intende raggiungere la commissione prefettizia del Comune di Vittoria, che apporterà delle modifiche al calendario della raccolta dei rifiuti. Si tratta di cambiamenti che diventeranno operativi solamente dopo una capillare campagna di comunicazione volta a raggiungere tutti i cittadini e tutte le attività imprenditoriali del territorio. Sentiamo i dettagli in questo servizio.
Il nuovo calendario di raccolta differenziata diventerà operativo solo dopo una capillare campagna di informazione volta a raggiungere tutti i cittadini e le attività imprenditoriali del territorio di Vittoria. A precisarlo il commissario straordinario di Palazzo Iacono Giancarlo Dionisi, che spiega anche l'importanza delle modifiche. Il viceprefetto evidenzia che grazie al cambiamento sarà possibile conseguire un risparmio di tempi e di costi ad esclusivo beneficio dei cittadini. A cosa serve questo nuovo calendario? A migliorare il servizio all'utenza, solo a questo. Serve ad evitare sempre di più che si formino discariche abusive in città e fuori. Per esempio il martedì e il venerdì, che oggi si verifica che per la raccolta ci vuole molto tempo e quindi i rifiuti rimangono molto esposti. Perché? Perché c'è il secco non differenziabile il martedì, che se ne produce purtroppo, ahimè, troppo, perché ancora sulla differenziata il cittadino deve ancora fare qualcosa di più. E il venerdì oggi c'è la plastica, vetro e metalli. E se riusciamo, ecco, a modificando il calendario, a agire meglio sulla raccolta, riusciremo a far stazionare di meno questi rifiuti per strada e quindi rendere la città e soprattutto i dintorni più decorosi. Le motivazioni che hanno indotto la modifica del calendario in vigore sono scaturite in primis dalla partecipazione e dalla successiva ammissione del Comune di Vittoria alla graduatoria Coreve. Il finanziamento ottenuto ha permesso l'acquisto di mastelli da dedicare esclusivamente alla raccolta del vetro in modalità monomateriale. Io dico sempre che più ricicliamo e meno paghiamo. Questo significa che se noi abbattiamo l'indifferenziato, che poi lo dobbiamo per forza portare in discarica, noi come comune andiamo a pagare di meno per buttare questo secco non differenziabile, ma riciclando di più abbiamo dei finanziamenti che poi possiamo reinvestire ulteriormente proprio nel settore rifiuti per dare un servizio sempre migliore alla cittadinanza. E parliamo ancora di rifiuti, ma ci spostiamo a Comiso. Le percentuali di rifiuti solidi urbani differenziati è elevata nella nostra città, il che vuol dire che la maggior parte dei cittadini ha metabolizzato innanzitutto il principio della differenziata. A dirlo è l'assessore del Comune di Comiso, Biagio Vittoria, che aggiunge che questo non basta. Da mesi purtroppo, infatti, chiarisce l'assessore, assistiamo a un conferimento che potremmo definire non corretto per quanto riguarda il secco, dove ogni martedì e giovedì viene immesso di tutto. Ma ad aggravare la situazione c'è anche la pessima abitudine di esporre i sacchetti dell'immondizia fuori orario e fuori anche dalla giornata prestabilita. Queste disfunzioni, dice l'assessore, ci hanno portato in questi giorni ad effettuare dei controlli che hanno appunto confermato quanto segnalato. E adesso invece cambiamo argomento, perché Suor Carolina Iavazzo ha ricordato ieri sera Don Pino Puglisi nel 25esimo anniversario della sua morte. Suor Carolina era collaboratrice a Brancaccio di padre Puglisi e ha portato come testimonianza vivente l'impegno educativo e la missione che padre Puglisi metteva in atto nel quartiere palermitano, considerato anche le difficoltà di rapportarsi con i giovani. Don Pino Puglisi, sacerdote di Brancaccio, ucciso dalla mafia 25 anni fa, è stato ricordato ieri sera a Modica con una veglia e con la testimonianza di Suor Carolina Iavazzo, collaboratrice di Don Puglisi, un evento organizzato dalla Caritas diocesana di Noto. A Modica la casa Don Puglisi dal 1927 accoglie le persone in difficoltà e insieme a Crisciranni propongono nelle scuole i cammini educativi per il presepe della città e la festa Crisciranni dedicati a Don Puglisi. La veglia di preghiera ieri al Monastero delle Benedettine e l'incontro testimonianza con Suor Carolina Iavazzo, che ha collaborato con Don Puglisi nei 3 anni di Brancaccio all'Auditorium Floridia, hanno portato alla memoria il ricordo di Don Puglisi, un ricordo commosso e creativo per un prete che aiutava a crescere affrontando l'inferno di Brancaccio, ma annunciando con la sua vita il suo impegno educativo e il suo martirio, che il paradiso c'è e che sempre inizia con un sorriso. Quel messaggio ce lo dà padre Pino Puglisi stesso, quando dice che se ognuno fa qualcosa,
credo che oggi è vero che i tempi sono difficili, però non impossibili per educare, per far sentire la nostra voce e per dire al mondo, ai giovani soprattutto, che ce la possiamo fare se siamo insieme, se viviamo la legalità, se viviamo la comunione, se viviamo quei valori umani, morali e spirituali per cui Padre Puglisi è morto. Come Casa Don Puglisi abbiamo scelto la testimone che è stata con lui, perché ora adesso si parla molto di Don Puglisi, ma Suor Carolina è stata lì a raccogliere il suo sangue, ma anzitutto non quello soltanto fisico, anche questo, ma il sangue della passione educativa. Ecco perché abbiamo intitolato l'incontro Educare con stupore, perché Don Puglisi aveva una finezza unica, guardava i bambini e si stupiva, e questo lo possiamo fare tutti, e allora rigenerare la città. Cerimonia commemorativa ieri sera a Modica per ricordare le 112 vittime dell'alluvione di 116 anni fa che travolse Modica e i suoi abitanti. Ieri sera prima la Santa Messa nella chiesa di Santa Maria di Betlem e dopo la deposizione di una corona d'alloro alla lapide che ricorda la tragedia. Cerimonia rievocativa ieri a Modica in occasione del 116 anniversario dell'alluvione che colpì la città della Contea nel 1902. Era la notte tra il 25 e il 26 settembre quando gli abitanti di Modica furono svegliati da una catastrofe che causò 112 morti. Abitazioni ed edifici pubblici devastati, danni inestimabili anche nelle campagne e ieri è stata celebrata una santa messa in suffragio delle vittime nella chiesa di Santa Maria di Betlem, officiata dal parroco Don Antonio Forgione e da Don Ernesto Scarso. Subito dopo la cerimonia è proseguita nell'atrio di Palazzo San Domenico, dove il sindaco Ignazio Abate e le altre autorità civili, militari e religiose ha deposto una corona d'alloro alla lapide che ricorda l'alluvione del 1902. Una cerimonia toccante che ha riportato alla memoria la tragedia vissuta dalla città di Modica e dai suoi abitanti 116 anni fa, quando il volume della pioggia aumentò a dismisura che la terra non fu più in grado di contenerla e la devastazione era imminente. Infatti subito dopo 20 minuti si consumò la tragedia. È giusto che la città ricorda anche quello che è stato un momento tragico, ma anche un momento dove tutta l'Italia si è unita sulla ricostruzione e sullo stare vicino a quelle che erano le famiglie che in quel momento hanno perso i propri cari e che hanno perso ogni bene. Partita la nuova campagna di informazione per prevenire gli incidenti stradali dal titolo Prima di tutto la vita pensa solo a guidare, a cura dell'azienda sanitaria di Ragusa. L'iniziativa è il risultato di un progetto dal titolo Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità degli esiti. Il gruppo di lavoro che ha portato avanti questo progetto ha analizzato quelli che sono i principali fattori di rischio che favoriscono l'evento incidente stradale, come le condizioni di salute, l'età, l'assunzione di farmaci compromettenti l'attenzione, l'equilibrio e i riflessi. Altri fattori di rischio sono riconducibili ad alcuni stili di vita, come ad esempio il consumo dannoso di alcol e di altre sostanze psicotrope e scorretti comportamenti alla guida, come ad esempio l'utilizzo di telefoni cellulari oppure l'eccessiva velocità o il mancato utilizzo dei sistemi di protezione e non per l'ultimo per importanza l'inosservanza delle norme del codice della strada. L'obiettivo è quello di informare e con anche alcune attività come la realizzazione di un video rivolto soprattutto ai giovani, ma non solo, manifesti informativi e la consegna di un kit alcol test. Adesso invece voltiamo pagina perché dal 29 al 30 settembre le Ciminiere di Catania ospiteranno l'edizione 2018 di Wedding and Living, il salone della sposa e della casa che richiama ogni anno migliaia di coppie che si apprestano a vivere il giorno più bello della loro vita. Tra
Tra gli appuntamenti più attesi dei futuri sposi di tutta la Sicilia, non solo wedding e living, il salone della sposa e della casa è pronto a tornare per rendere felici migliaia di coppie. Ieri la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione in programma al centro fieristico Le Ciminiere dal 28 al 30 settembre. Un vero e proprio viaggio attraverso la tradizione dei matrimoni di tutto il mondo, da Londra a New York, passando per gli Emirati Arabi, valorizzando soprattutto quello che è il Made in Sicily. Ad accogliere i visitatori all'ingresso il camper dell'amore a forma di cuore di wedding e living. Quest'anno alla manifestazione verranno presentate le tendenze delle Bridal Week di Milano, Barcellona e Parigi. Sono ben 15 infatti le ore di sfilate previste. Catania diventa assolutamente a questo punto la prima città in Italia a presentare subito dopo le collezioni di tutto il mondo forse i pezzi più importanti per quanto riguarda il comparto del matrimonio. Quindi è una, per noi siciliani, per noi catanesi, sicuramente un motivo di vanto e di orgoglio. Grazie dunque a Wedding & Living si potrà scegliere l'abito, gli accessori, il catering, la location, foto e video, bomboniere, liste e viaggi di nozze, intrattenimenti musicali, animazione, l'auto, la wedding cake, fiori e scenografie, trucco e parrucco. Io so che il team di Expo è pronto a, come una volta, ad annunciare questo matrimonio. Le partecipazioni, diciamo così, sono state mandate per un evento che apre la stagione del wedding e della casa con le anteprime 2019, una grande occasione quindi per tutti coloro che vogliono realizzare il giorno perfetto in una maniera molto glamour. Le Ciminiere ospiteranno questa tre giorni straordinaria con oltre 150 stand, iniziative anche per giocare con la fortuna. Abbiamo in giro per la Sicilia con un camper meraviglioso selezionato le più belle coppie che potevamo scegliere. È ancora in corso la selezione, è ancora possibile fare la fermata richiesta per diventare la coppia perfetta 2018, quindi noi siamo pronti. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro buon pomeriggio.